tutti per il Movimento Giovani per il Futuro e la Web Democracy. È con noi il professor Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia economica, anche di della criminalità organizzata alla Statale di Milano, nonché presidente onorario di Libera. Quindi, professore, io vorrei fare una domanda prendo spunto da una sua frase, un delitto imperfetto. Lei dice: ritengo che sarebbe assai grave se un giorno dovessimo scrivere la storia della mafia come certa sinistra ha scritto la storia del fascismo, un pugno di criminali che tiene in soggezione un popolo che non vorrebbe sottomettersi ma è costretto dal terrore o da un passato di rassegnazione. Lei dice questo, dicendo che cosa non è la mafia. Allora ci tracci brevemente un identikit di che cos'è la mafia per lei. La mafia è prima di tutto un modo di esercitare il potere, che si fonda sull'esercizio della violenza, quindi su attività criminali, che prevede un sistema di dipendenze personali, quindi un consenso, e un controllo del territorio, e quindi anche rapporti organici con la politica, che derivano dal fatto che si controlla il territorio e che si hanno queste dipendenze personali, si arriva alla politica portando i voti e portando i soldi adesso. Una seconda domanda: qual è secondo lei la sostanziale differenza tra la criminalità organizzata a Milano piuttosto che a Palermo? La mafia di Milano e la mafia di Palermo sono uguali. Diciamo tra una forma di criminalità organizzata non mafiosa e quella mafiosa. È esattamente quello che dicevo, cioè la banda Vallanzasca non aveva il controllo del territorio, se non di quei luoghi in cui spacciava o dei bar in cui agiva, ma non poteva, non andava a chiedere il pizzo ai commercianti della Comasina, e non aveva rapporti organici con la politica e non aveva un sistema di dipendenze personali. Cioè una banda criminale è una banda criminale, la mafia o la camorra o l'andrangheta sono invece appunto modi di esercitare il potere. Negli ultimi anni ci sono stati dei movimenti come Addio Pizzo che hanno fatto tantissimi proseliti, possiamo dire. Il 23 maggio c'è stata una grandissima manifestazione di solidarietà a Palermo, col corteo che è arrivato fino all'Albero Falcone. Poi ci sono stati degli arresti importantissimi, quelli come quelli dello Piccolo, di Raccuglia, di Provenzano nel 2005. Ecco, secondo lei la mentalità della mafia che sta la mentalità verso la mafia che sta effettivamente cambiando, perché la gente non ha più paura di parlare. Invece c'è stato un periodo, ovviamente io parlo del periodo in cui è stato ucciso Peppino Impastato, è stato ucciso suo padre, sono stati uccisi i giudici Falcone e Borsellino, in cui la mafia non poteva nemmeno essere nominata. Ecco, secondo lei, visti questi cambiamenti, lei è ottimista? Attenzione, la mafia cominciò a essere nominata dopo l'assassinio di mio padre, perché fu lui a nominarla pubblicamente e fu un'eredità che lasciò a tutti. Quindi Falcone e Borsellino morirono in un contesto in cui di mafia si parlava da 10 anni, giustamente, pubblicamente, dappertutto. E sono fiducioso, sapendo che è una battaglia molto difficile, che bisogna fare i conti con tutti i difetti della società, dell'economia e della politica italiana, che non sono pochi, anche della cultura. Quindi è un vero conflitto culturale che è aperto nel paese e di cui dovremmo essere tutti protagonisti. Per chiudere un'ultima domanda che la riguarda direttamente, perché so che lei a Milano ha inaugurato un ciclo di conferenze che si chiama Figli che scrivono dei padri, che lei ha appunto fatto a Milano con Don Ciotti, l'ha conclusa ieri 25 maggio. Ecco, ci parli un po' di questa iniziativa che ho letto sul suo blog. È una cosa importante, anche perché aiuta a capire di più proprio la mafia, il terrorismo, le ferite della storia e il modo in cui si reagisce a queste ferite. Coloro che hanno pagato la presenza di un potere violento, di un contropotere violento nella società, raccontano quali sono gli effetti. Credo che la gente non sia abituata a sentirseli raccontare, è abituata a vedere, a piangere o a commuoversi quando vede delle immagini in un telegiornale o un funerale, ma non riflette su queste cose, non riflette neanche sulla sua propria responsabilità nel lasciare sole queste persone o nel non aiutarle a chiedere giustizia. Ecco, quindi è servito a questo. Ovviamente eravamo figli con età diverse, quindi Bice Biagi o me o Augusto Bianchi, persone mature a cui nel mio caso il padre è stato ucciso quando avevo 32 anni,
altri come Umberto Ambrosoli o Benedetta Tobagi o Mario Calabresi, a cui il padre è stato ucciso quando erano bambini e neanche parlavano. Ecco, sono storie differenti, nel senso che nel loro caso c'è il bisogno di conoscere il padre attraverso le carte. Io invece, memoria vivissima, non ho bisogno di vedere le carte, però nel loro caso non hanno avuto bisogno di fare i figli e quindi di chiedere giustizia, di mettersi contro un potere, perché erano troppo piccoli. Mentre nel caso mio, ma posso pensare anche a Claudio Fava, quando sei adulto e ti uccidono il padre, hai il dovere di fare il figlio. Questo significa che ti inimichi il potere per sempre e che quindi paghi anche quello che stai facendo, non soltanto quello che ti è successo, ma anche il modo in cui reagisci. Benissimo, ringraziamo il professor Dalla Chiesa, che è stanchissimo per la conferenza appena fatta e che ci ha concesso un po' del suo tempo. Grazie, grazie a voi.